e chiamo sul palco Raffaella Curioni, assessore del Comune di Rettina. Ci dirà poi lei cosa. Aspetta, qua quasi il cronometro, però, qualche secondo. No, vabbè. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Intanto credo che mi corra l'obbligo di portare i saluti del Comune di Reggio Emilia. Perché grazie per quello che state facendo, che avete fatto in questi anni, che fate oggi, perché credo che da questi momenti escano dei contributi importantissimi per chi poi come me ha e come i colleghi, le colleghe hanno l'onere o l'onore di occuparsi di politiche pubbliche. Quindi grazie davvero per quello che state facendo qui da noi, perché sono contributi assolutamente importanti. Mi hanno chiesto di portare, io sono assessore educazione e conoscenza, quindi mi occupo all'interno delle mie deleghe dei nidi, delle scuole di infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, della creatività dell'università, quindi faccio un salto sulle scuole superiori che sono ancora della provincia, ma mi occupo di bambini e di giovani e quindi mi è stato chiesto di portare un contributo su quelle che sono le politiche pubbliche sui giovani. Per farlo in 5 minuti ho provato a mettere dei punti, perché altrimenti rischiavo di dire troppo o di dire poco. Partendo innanzitutto dal presupposto che i giovani secondo noi sono una risorsa, e se siamo sicuri, se siamo convinti di questa affermazione, allora dobbiamo per prima cosa cominciare a tirare fuori i giovani dalle categorie, perché noi vediamo sempre i giovani in categoria, dentro le scuole, dentro l'università, dentro le associazioni. Ecco, i giovani sono quello, certo, ma i giovani sono anche molto più informali, sono anche molto più liquidi, sono giovani che vengono, partecipano, vanno via, poi tornano e che immaginano e pensano la partecipazione sulla base anche di loro interessi. E quindi il primo punto di questo patto che noi stiamo costruendo con le giovani generazioni è la partecipazione. Partecipazione che deve avere dal nostro punto di vista però due caratteristiche. Uno, una partecipazione che deve tenere conto delle inclinazioni delle persone e degli interessi, e due, che deve essere una partecipazione in qualche modo non che ha un inizio, un progetto che ha un inizio partecipativo e poi si perde, ma una partecipazione che ha una tensione sulla continuità della partecipazione, quindi che richiama le persone ad esserci. Il punto 2 del patto su cui stiamo lavorando è il lavoro, perché se diciamo che partecipazione è collegata agli interessi, allora questi interessi possono probabilmente diventare anche occasioni, opportunità di lavoro, e quindi stiamo costruendo un percorso che ragioni anche di quelle che sono i temi che possono portare i giovani a costruire il percorso professionale. D'altronde in Italia abbiamo una disoccupazione giovanile importante, in Emilia Romagna un po' meno, ma non si può parlare di politica giovanile senza ragionare di lavoro. Il terzo punto del patto, parlando a seguito del lavoro, sono le competenze, perché se parliamo di giovani che devono essere, come dire, abituarsi a entrare nel mondo del lavoro, dobbiamo aiutarli a migliorare ed avere delle competenze anche spendibili sul lavoro, e quindi dare opportunità per esprimere i loro talenti, per formarli, per in qualche modo cercare di creare quelle che sono le loro competenze, diciamo, più professionali, ma anche le competenze trasversali, quindi quelle competenze che il mercato del lavoro apprezza. Il quarto punto del patto, dopo le competenze, è la formazione, perché crediamo che sia importante aiutarli ad entrare in percorsi formativi anche meno strutturati dell'università o della scuola, ma che li aiutino e li accompagnino in quelli che sono i loro percorsi professionali. La formazione significa anche andare a caccia di talenti, riuscire a tirar fuori dai giovani quelle che sono, che è la loro creatività. Il quinto punto è, secondo noi, sono le cosiddette call creative, cioè cosa vuol dire? Chiamare la città, chiamare i ragazzi a venire a presentare i loro progetti, affinché ci possano essere delle occasioni per farli conoscere al mondo, alla città, agli altri colleghi, ad altri ambienti, e quindi aiutarli in questa promozione delle loro competenze. Il sesto punto, secondo noi, sono gli spazi, perché noi a Reggio Emilia, come credo in tante altre città, abbiamo una richiesta fortissima di spazi. Forse fino a qualche anno fa avevamo una richiesta di contributi, dateci un contributo per realizzare un'iniziativa. Oggi la richiesta è spazi,
noi stiamo cercando di mettere a disposizione degli spazi. È chiaro che questi spazi non possono essere chiavi in mano, non è che possiamo dire a giovani più o meno formali queste sono le chiavi, entra, esci quando vuoi. L'ambizione, la sfida è quella di costruire con loro dei progetti che partano dagli spazi ma che ragionino di contenuti. Stiamo incontrando le associazioni giovanili proprio per dire noi lo spazio ce l'abbiamo, costruiamo insieme il contenuto. Il settimo punto del patto è la continuità dei progetti. Io sono arrivata in giunta 2 anni fa, una delle prime cose che i miei colleghi mi hanno detto come criticità è: ma assessore, noi abbiamo dei bandi di gara in cui affidiamo i progetti con i giovani di 3 mesi in 3 mesi, cioè noi ogni 3 mesi rifacevamo degli appalti per andare a riaffidare i progetti. Ora non si può con i giovani, non solo con i giovani ma soprattutto con loro serve la continuità. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare politiche di mandato, cominciare oggi e finire quando finisce il mandato, almeno, perché se non abbiamo la continuità non riusciamo a conquistare l'interesse, la passione, l'impegno dei giovani. L'ottavo punto è, che li condensa un po' tutti, il successo formativo, professionale e la realizzazione professionale e personale dei giovani. Noi qui dentro stiamo cercando di costruire dei percorsi che dicano che i giovani dentro le scuole devono trovare un loro successo formativo. Attenzione, non vuol dire che devono prendere 8 in matematica anziché 5, prendere 8 in italiano anziché 5. Devono avere un successo formativo che è certamente un'attenzione alla didattica, quello che fanno a scuola, ma aiutarli anche a venire fuori dai loro talenti, perché magari hanno un talento sportivo che dentro la didattica della scuola non è riconosciuto, ma che è riconosciuto e può essere riconosciuto come competenza anche altra. Quindi significa ragionare di successo formativo, professionale e realizzazione personale, significa ragionare di competenze, ragionare di attitudini e da lì trovarne fuori la motivazione, perché quando le attitudini incrociano le competenze, quando le competenze incrociano le attitudini, cioè faccio quello che mi piace fare e lo so anche fare, credo che questo dia il senso e porti alla motivazione. Il nono ed ultimo punto è la comunicazione. Fare un patto con le giovani generazioni per le giovani generazioni significa che bisogna essere molto attenti a come si comunicano i progetti, a come li si coinvolgono sui progetti. Certo, ci sono strumenti, i social, i portali, eccetera, ma significa anche costruire un dialogo con loro. Finisco dicendo che stiamo passando da un tema che diceva che Reggio Emilia era una comunità educante, che è un termine molto pesante, molto impegnativo, a dire che Reggio Emilia è una comunità che si mette in relazione con la città. Questo patto con le giovani generazioni è da scrivere, lo stiamo scrivendo con la città, cioè non solo con gli addetti ai lavori, gli insegnanti delle scuole, gli educatori, ma lo stiamo scrivendo insieme. Vi assicuro che è una bella sfida, perché questo vuol dire confronto e dialogo, ma vuol dire essere anche molto disponibili a prendere poi e ad essere attenti a quello che dal confronto e il dialogo viene fuori, perché altrimenti si rischia che non sia partecipazione. L'ultimissima cosa, fatemela dire, questo è un paese che mette le politiche giovanili sotto le politiche sociali. Ora, se noi facciamo così, diciamo che ci occupiamo dei giovani che sono una fascia di disagio, che hanno problemi di... No! Noi vogliamo occuparci dei giovani come opportunità e vogliamo, come sta facendo in maniera molto ambiziosa ma anche molto virtuosa la Regione Emilia-Romagna, dire che le politiche giovanili devono essere trasversali a tutte le altre politiche, non certo dentro le politiche sociali, perché sennò la risposta non si riesce assolutamente a dare. Quindi grazie davvero per questo invito e grazie soprattutto per il contributo che vi sta dando. Grazie mille assessore, io ci tengo a ringraziare Elena De Rio e Monica Vittone che stanno facendo un preziosissimo lavoro sui social e anche quest'anno. E...